E rieccoci qua, ben ritrovati tutti quanti, benvenuti o bentornati su questo canale. Io sono Playonart, oggi siamo su un nuovo episodio della serie di The Last of Us Parte 1, Remastered. E siamo qui con Ellie e Joel che si sono da poco scontrati di nuovo perché nello scorso episodio Ellie ha salvato Joel dall'affogamento, dall'annegamento causato da uno dei cacciatori che gli ha tirato un calcio in bocca mentre stava salendo dalla scala che aveva raccolto e che aveva posizionato nell'hotel e poi l'ha messo giù con la testa sotto l'acqua di una pozzanghera per farlo morire affogato appunto. E però la cosa invece che far piacere a Joel non è andata giù perché di nuovo si è lamentato che Ellie non la stava a sentire, che rischiava di ficcarle una pallottola in testa per sbaglio. E questo è tutto. Adesso siamo qua di nuovo insieme, finalmente ci siamo trovati dopo quello spiacevole momento in cui ci siamo divisi perché Joel era precipitato giù dalla rampa dell'ascensore e si è dovuto rifare tutto il piano passando dalla stanza della caldaia e della lavanderia, che era praticamente un vivaio di infetti, che in parte abbiamo buttato giù. E ad aspettarci c'era anche un bloater, sì. Ah, quello non l'abbiamo fatto fuori perché mi stavo cagando sotto dalla paura. Non volevo sprecare tutte le mie risorse, però poi ci ho ripensato e sono rimasto un po' male quando ho visto che non potevo tornare indietro, sinceramente ragazzi, veramente volevo rifarmi quel pezzo lì da capo per potermi godere le uccisioni, l'avventura in quel tratto lì, però pazienza, fa lo stesso. Adesso siamo di nuovo uniti. E vediamo un po' che cosa c'è qua in zona. Allora, io qui, prima che me ne scordo, un'altra volta, prima che me ne scordi di nuovo, riattivo il timer dei 25 minuti. Ok. Vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare qui, dove riusciamo ad arrivare oggi. Cioè, oggi, che non capirai, cioè io sto registrando tutti questi episodi uno dietro l'altro perché armi corpo a corpo potenziate, modifiche durano un colpo di più, va bene. Ah, ecco di qua, dove devi finire? Uno sfondo. La gente riusava per scattare fotoricordo. Sì, lo so che cos'è. Allora, Ellie, c'è qualcosa che ti preoccupa? Non volevo disobbedirti prima. Ci stavi mettendo un sacco e così ho pensato che ti fossi cacciato nei guai. Non mi importa cosa pensassi, devi starmi a sentire quando ti parlo. Lo faccio, è solo che non importa, Joel. Zucchero.
Quella porta sembra una via d'uscita. Vedi un modo per arrivare lassù? No. Forse questo ci può aiutare. Ehi, mi aiuti? Sei sicuro che possa farcela? Ellie. Spingi! Sto spingendo! Spingi di più! Che ne dici? Andiamo. Oh, merda! Vieni, giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile. Ma contro dei ratti. Ratti? Era Daria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Ci siamo. Appoggiati bene al fucile, perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. Ok. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Non so di che. Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra! Le 76 sentinelle! Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda. Hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Deve essersi sbagliato. Sulla morte della squadra? Non posso immaginare. Che cazzo? Ho sentito qualcosa! Tieni gli occhi aperti, amico.
presentato? Sì, che cavolo era? C'ho il cuore che mi sta battendo all'impazzata per fare questo pezzo bene. Ehi, l'hai sentito? Attenzione! Preso. Dov'è quel tizio? Cazzo, è armato! Dai, l'avevo preso. Stai già arrabbiato! Stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sta parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra. Le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda. Hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Fidati! Sì, continua così. Scaldati un po'. Così, Andy. Dietro quell'auto! Occhi aperti! Ti
Bel lavoro, piccola. A quell'albero! Stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra. Le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda. Hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Hai sentito, cazzo? Sì, ho decisamente sentito qualcosa. Deve essersi sbagliato. Sulla morte della squadra? Non posso immaginare dei turisti che uccidono tutta la squadra. Non fare l'idiota. Ai militari non frega un cazzo di questo posto. Saranno dei turisti che hanno avuto cura. Hai sentito? Come va a vederlo? Senti, da queste stronzate non le accetto. È impossibile che mi abbia visto. Stavo dietro la colonna. Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra. Le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda. Hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Ma che... Controlla la strada. Tu, controlla laggiù. Andiamo a vedere. Eccate le... Vaffanculo. Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no?
Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra. Le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda. Hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Deve essersi sbagliato. Sulla morte della squadra. Ma che cazzo! Eccolo lì! Ma vaffanculo. Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra. Le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda. Hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Madonna mia, ci stiamo qui da un'ora a fare sto cazzo di pezzo di merda. Da un'ora. Deve essersi sì. Dio! Controlliamo fuori. Controlla la strada. Cerchiamo ancora. Ok, do un'occhiata in giro. Ma cazzo! Sentite, mi fermo qua un attimo perché sennò lancio tutto il joystick, il televisore e la console insieme. Ci rivediamo qui nel prossimo episodio che faccio partire subito dopo aver terminato questo qua. Ci rivediamo fra poco, ok? Ciao, a dopo, fra pochissimo, giusto il tempo di chiudere questo episodio e fare l'altro.